ci tenevo ad esserci stamattina per un ricordo a Maria, mi sembra doveroso, perché io non ho avuto grandissimi punti, momenti di contatto, perché noi ci siamo insediati a fine giugno, per cui dopo pochi mesi è iniziata la tragedia della nostra amica e collega Maria, però mi sembrava doveroso perché lei ha dato l'anima per questo ospedale, questo è riconosciuto da tutti, questo ospedale è cresciuto con Maria Ruocco, tutti la ricordano, e a mio avviso nei piccoli centri, nei piccoli ospedali, stringersi, avere la possibilità di stringersi attorno a una persona che coordina i servizi, che nei momenti di difficoltà tiene le redini e aiuta tutti a stare insieme, agire insieme per andare avanti, diventa fondamentale. E l'ospedale di Sapri nella testimonianza, perché è un ospedale di confine, bisogna andare avanti in queste direzioni. Se poi si aggiunge che questo è un ospedale che lotta, come molti ospedali purtroppo, ma questo per la posizione di confine, anche con la carenza di personale che in alcuni casi diventa più evidente, perché a Sapri ci viene la persona del posto ma ci si trasferisce con difficoltà, e allora questi dati assumono ancora maggiore importanza. Se si pensa anche alle fratture di femore, anche lì una griglia LEA che ci vuole al 60%, fratture di femore entro 48 ore per la popolazione uguale superiore ai 65 anni, il dato a settembre era del 70%, allora questo è un ospedale che si muove bene, è un ospedale importante per l'ASL Salerno, per quanto di confine, forse bellissimo. Proprio perché di confine. Per la rete dell'emergenza urgenza, la rete è disegnata per tutta la nostra azienda, i riferimenti sono quelli che ha detto anche prima il dottore Calabrese, per cui la rete è disegnata dalla nostra azienda, c'è un decreto regionale, per cui oramai siamo, penso di poter dire, coperti da quel punto di vista. Per quanto riguarda la gastroenterologia, questa assieme, diciamo che la gastroenterologia mi interessa anche per lo screening del colon retto, che è partito di recente su questo territorio, stiamo raggiungendo dei numeri assolutamente fenomenali, colgo l'occasione per ringraziare i medici di famiglia e per ringraziare i nostri partner, il Pascale e l'Istituto Zooprofilattico in questa azione, per cui senz'altro dobbiamo anche in questo caso andare avanti in questa direzione. Lei mi pone un problema di personale, il problema che condivido è l'attenzione della direzione. Abbiamo purtroppo problemi seri nel reperire il personale, anche per gli ortopedici. Noi volevamo andare oltre, abbiamo bandito più volte, purtroppo sono andate deserte. E allora noi continueremo a fare in modo di, dopo l'estate, a cavallo dell'estate, prima dell'estate, abbiamo messo in essere anche delle azioni un po' innovative in ambito aziendale, siamo andati a cercare i neospecializzati per potergli fare degli avvisi e dei contratti a termine. Allora noi le proviamo tutte, perché questo è un ospedale che deve crescere. Abbiamo di recente installato il mammografo, l'abbiamo collaudato, di ultima generazione, le assicuro che a breve partiremo alla grande anche con lo screening mammografico, che mi sembra un atto di civiltà estremamente importante, oltre che di sanitario di primaria importanza.